Gran parte dei tesori etruschi sono conservati all'interno del MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona. L'Accademia nasce nel 1727, proprio all'interno dell'edificio che oggi ospita il museo, con l'intento di riscoprire e promuovere le origini etrusche del territorio. Ciao Eleonora. Ciao Edoardo, ben arrivato. Allora, siamo nella prima stanza del museo del MAEC e qui ci sono tantissimi reperti di epoca etrusca. Ma questo museo non è l'unico posto a Cortona dove si possono trovare gli etruschi, vero? No. Affatto, bravo. Allora, al di là della cerchia, delle mura, insomma, delle porte che ancora si possono vedere nella nostra città, chiaramente dal punto di vista architettonico le emergenze più importanti che noi abbiamo si trovano nel parco archeologico. Abbiamo anche la fortuna che poi molti dei materiali di questo parco archeologico sono confluiti nelle collezioni museali e quindi sono visibili all'interno del nostro museo, così come è fruibile la gran parte dei reperti etruschi che sono rimasti sul nostro territorio, principalmente il parco archeologico si compone di un'area importante che sono i grandi tumuli del Sodo, il tumulo 1 e il tumulo 2, queste grandi strutture funerarie di VII-VI secolo a.C. e poi c'è la seconda parte di queste che sono principalmente delle strutture funerarie, che sono le tanelle, la tanella Angori, la tanella di Pitagora, che sono di III-II secolo a.C., che sono in miniatura dei piccoli tumuli per una ripresa che le famiglie aristocratiche etrusche in questa fase fanno di un'antica tradizione appunto dei loro antenati. In mezzo si pone la tomba di Mezzavia, che è una situazione strana, un po' anomala, è una tomba mezza scavata, sembra quasi poi abbandonata, ma comunque in una tipologia che mischia da una parte i tumuli etruschi e dall'altra quelli delle tanelle, in un insieme organico che ci permette di ricostruire, di capire qual è stato lo sviluppo sicuramente sociale di queste famiglie dal VI secolo appunto a.C. fino almeno alla romanizzazione. E il parco è visitabile, giusto? E il parco è fruibile, in questa fase è fruibile principalmente l'area archeologica del Sodo, che è sempre aperta, soprattutto nel periodo estivo. Il tumulo François, il tumulo di Camusia, le tanelle sono in questo momento sono visitabili sempre, su prenotazione preferibilmente, ma nel periodo estivo tendiamo a tenere tutto aperto, per cui una fruibilità allargata il più possibile. Eleonora, ti ringrazio per le tue preziose informazioni e se ci dai il permesso adesso andiamo a visitare questo bellissimo museo. Prego. Ripercorre artisticamente tutta la storia della città. Parlare di ogni pezzo è praticamente impossibile, quindi ci concentreremo sui pezzi principali. La Tabula Cortonensis è un vero e proprio atto notarile, una compravendita tra due famiglie. Venne ritrovata nel 1992 e è il terzo testo scritto in etrusco più esteso al mondo. La curiosità di questo documento, che risale al II secolo a.C., è che tra le parole che troviamo all'interno di questo contratto appare la parola vina, che in etrusco significava vigna. Quindi soggetto della compravendita era anche una vigna che si trovava vicino al lago Trasimeno. I
Il lampadario etrusco è un altro pezzo fondamentale della collezione etrusca qui al museo. Fu ritrovato a metà dell'Ottocento nella campagna cortonese e risale al IV secolo a.C. Un'opera realizzata in bronzo, con molta probabilità apparteneva ad un tempio religioso. La decorazione è molto particolareggiata. In alto troviamo dei volti di Achele, una divinità fluviale, e poi troviamo sileni, sirene, onde marine cavalcate da delfini, animali in lotta tra di loro, e infine spicca nella parte centrale un volto di Gorgone. I volti di Gorgone erano molto spesso utilizzati nei tempi etruschi per allontanare le divinità maligne. C'è da dire poi che per acquistare il lampadario l'Accademia Etrusca accese addirittura un mutuo per impedire che questa bellissima testimonianza etrusca andasse via dalla città di Cortona. Facendo un bel balzo temporale in avanti, l'opera che abbiamo qua di fronte è un bellissimo dipinto di Pietro da Cortona. Uno dei figli illustri, uno degli artisti nati qua a Cortona, un artista fondamentale per l'arte barocca italiana. Lavorerà tantissimo a Roma con Papa Urbano VIII e comincerà quella trasformazione che porterà la città eterna ad essere uno dei capisaldi dell'arte barocca. L'opera vuole essere un tributo agli ordini cavallereschi. Infatti, se fate attenzione, la figura di spalle è Santo Stefano. Nel bellissimo piviale decorato, che è un trionfo di cromatismo, in alto vediamo una croce. La stessa croce poi la troviamo sopra il libro che il santo porge alla Vergine. La croce è quella dell'ordine di Santo Stefano, appunto, un importantissimo ordine di cavalieri, cavalleresco, fondato da Cosimo I de' Medici. Accanto poi c'è San Giovanni Battista, lo riconosciamo per la veste di pelle di cammello che indossava tradizionalmente. Ai piedi del Battista c'è una veste nera con una croce bianca e lo stesso Battista la sta indicando, è la croce del Cavaliere di Malta. Infatti San Giovanni Battista era il protettore di quest'ordine. E infine, in alto sulla sinistra, San Giacomo Maggiore, che era il protettore dell'ordine di Calatrava. Gino Severini è stato uno dei più grandi artisti del futurismo. È nato proprio qui lui, a Cortona. E questa stanza vuole un po' raccogliere quelle che sono alcune delle sue opere, ma anche dei suoi scritti. La maternità di Gino Severini è un capolavoro di semplicità. Infatti all'interno dell'opera, realizzata nel 1916, è possibile vedere tutta la delicatezza umana di una madre mentre sta allattando il proprio figlio. Il nostro tour al MAEC si conclude in questa stanza, di fronte al Tempietto Ginori, un capolavoro dell'arte rococò. Realizzato nella manifattura di Doccia nel 1737 e regalato all'Accademia Etrusca da Carlo Ginori nel 1756. All'interno del tempietto c'è la bellezza rapita dal tempo, in alto il dio Mercurio, sparse un po' su tutta la superficie del tempietto delle medaglie, al cui interno sono rappresentate le personalità più importanti della famiglia Medici. E ora che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.